Dovessi pensare da dove nascono i lavori, un po' da dove nasco anch'io, cioè da dove vengo. Cioè, sono molto legati a quello che è il mio luogo d'origine, e quindi a Venezia. O comunque la cercano in qualche maniera, cioè ricercano quell'atmosfera, quel luogo, che poi la forma sia quella di una scultura, per esempio, o di un intervento ambientale sull'architettura. Comunque il tentativo è di ritrovare quel tempo, quella sospensione, quell'idea di scorrere. Cioè, io lavoro molto in loco, nel senso, mi sposto molto, quindi non ho un'attività di studio sedentaria, cioè che mi sveglio la mattina, vado al mio studio e lì passo la giornata. Ma ho dei periodi in cui lavoro moltissimo, degli altri in cui il lavorare acquista un'altra dimensione, cioè più una dimensione di pensiero, non è manuale. Quando vengo qua, per esempio, in fonderia, forse è un lavoro più meccanico, tra virgolette, nel senso che ha delle fasi che vanno rispettate, che io amo seguire completamente, perché cioè cerco di delegare il meno possibile. Credo ancora che sia importante mantenere un'impronta rispetto a quello che stai facendo, soprattutto in un momento in cui si tende a standardizzare sempre di più quello che è poi il risultato finale dell'opera, cioè quasi come se l'intervento dell'artista fosse ormai solo di regia e di pensiero. Questo c'è anche nel mio lavoro, nel momento in cui non ho le competenze per poter seguire tutto, cioè in alcuni progetti si costruisce quasi un cantiere. A volte mi sveglio in una casa che non è mia perché magari non sono a Venezia, perché adesso magari ho preso come base a Venezia, prima stavo ad Amsterdam, però ecco, mi sveglio in un posto che è un altro, significa che mi sono spostato in quel luogo per lavorare, per produrre, quindi quel luogo lo intendo come una città, per esempio, quello diventa il mio studio o un'istituzione nella quale magari sono stato invitato a lavorare, lo spazio dove mi viene data la possibilità di intervenire, quello diventa lo studio per un arco di tempo, poniamo di 2 mesi, il tempo di realizzare l'opera. A me manca anche il fatto di non avere uno studio, cioè l'ho avuto per 2 anni, per esempio alla RAIX, e lo studio stesso poi è diventata l'opera, non so come dire, cioè avevo bisogno di utilizzare un ambiente, trasformarlo, renderlo opera, e quindi non è stato più semplicemente un contenitore, ma è stato un ambiente completo nel quale mi sono misurato per 2 anni, ho cominciato a capire quali erano le proporzioni, quali erano i colori, come si poteva trattare, come se fosse un dipinto quasi, come se fosse materia, no? Lo studio come luogo nel quale si genera l'opera, ma che lo studio stesso diventa l'opera. Perché per me spesso è importante anche coinvolgere il pubblico
fisicamente all'interno di un'esperienza. Credo che sia una caratteristica presente nella ricerca di moltissimi artisti oggi, quella di utilizzare più media e quindi muoversi anche in direzioni diverse, o comunque riportarle poi alla fine all'interno di un'esperienza che utopicamente si vorrebbe fosse totalizzante, poi non è mai totalizzante secondo me. Io penso che adesso di base si viaggi molto, anzi sono da ammirare secondo me anche gli artisti che riescono in qualche maniera non cedere a questo ricatto, tra virgolette, di doversi muovere in continuazione per poter lavorare, per poter produrre. C'è chi anche è capace di restare in un luogo e fare in modo che siano gli altri a convergere su quello che è il suo centro di gravità, insomma. Però io ancora non sono in grado di farlo, perché comunque spesso ho proprio bisogno di muovermi per poter avere anche delle reali opportunità di lavorare, di sperimentare. Ho dei periodi in cui guardo molti film, anche 3, 4, 5 al giorno, perché così entro in quella dinamica di flusso, quindi mi immergo totalmente nella visione e non faccio altro. A volte sono un po' catatonico, nel senso che sto lì fermo, fisso un punto e penso, non so, forse sono, e magari penso in continuazione al lavoro, a quello che sto facendo, e tante volte ad una stessa cosa, di modo che questa si modifica lentamente, nell'arco di 2 mesi prende un'altra forma, cioè come se l'opera dovesse in qualche maniera formarsi già a livello di pensiero, quell'immagine, se si forma a livello di pensiero, tu concedi un periodo di gestazione molto, molto lungo, e questo periodo di gestazione è il quotidiano, è riportare poi a quella finalità tutti gli stimoli che posso recepire attorno a me. È come se questi diventassero poi delle tessere che vanno poi a comporre una forma, un'idea. La libertà, la libertà costa tantissimo. A volte mi rendo conto di non essere nemmeno così radicale, no? Anche nelle scelte. Uno per essere libero deve essere anche radicale, insomma. Non ho mai pensato di salvare nessuno attraverso quello che sto facendo. Già se uno arriva a salvare se stesso, tra virgolette, ma salvare nel senso di riuscire anche a tener fede ad un'etica, è già molto. Perché in qualche maniera si richiede forse anche all'artista questo sforzo di, anche arrivare ad essere integerrimo, se vuoi, coinvolto, puro, e si critica anche un artista nel momento in cui magari lavora per il pane, tra virgolette, anche per vendere un'opera. Cioè è sempre una zona oscura quella, e non dovrebbe essere così, secondo me, perché io devo pagare dei conti reali proprio, e ovviamente preferisco farlo attraverso
ciò per cui ho dedicato anni, no? Solo che a volte questa cosa è quasi stona, no? Con quella che è l'idea magari un po' più romantica dell'artista.